nostro autore, una storia che è andata avanti per un anno e che gli ascoltatori italiani ascoltavano appassionandosi, una sorta di radionovela più che di radiodramma, e che per molto tempo, fino alla fine, direi per sempre, nessuno sapeva se fosse vera o falsa. Era una finta storia vera, come quella che poi ha scritto e scrive Ida per la radio. La seconda cosa che voglio dire è personale, dovete scusarmi, però è il primo giorno in questo lungo tour in cui io non sono né l'ultima in ordine alfabetico né parlo dopo Antonio Scurati, secondo l'ordine alfabetico, quindi fino alla fine ho pensato che mi sarebbe capitata una delle due cose, visto che lei aveva liberato questo ordine, e quindi niente, si conclude per me questo giro dello strega con una bizzarria. È vero tutto quello che ho detto durante l'intervista inutile. L'intervista a Inutile è stata inutile la rivista indipendente online ed è stata per la seconda volta, era successo anche con il mio primo romanzo, un'intervista in cui io mi sono aperta tantissimo, succede a volte, non so perché, con testate più importanti.